Luca Salatino a Uomini e Donne non è di certo uno dei tronisti più apprezzati dal pubblico di Canale 5. Dopo la delusione ricevuta durante la scelta di Roberta Giusti, l'ex corteggiatore romano ha accettato di sedere sul trono e iniziare così un nuovo percorso da tronista. Sin dall'inizio, alla sua corte vi sono Soraya Allam e Lilli Pugliese. Il comportamento di Luca tenuto con la prima non sta piacendo per nulla ai telespettatori e sembra neanche a Maria De Filippi. Facendo il punto della situazione, Soraya ha preso una decisione qualche settimana fa. Non baci. Il motivo? Per ben due settimane, si è sentita messa da parte, in quanto Salatino ha dato più priorità ad Aurora. Infatti, molti sono convinti che sarebbe stata proprio quest'ultima la sua scelta. La nuova arrivata è durata ben poco alla corte del tronista. Dopo avergli negato un bacio, Aurora si è ritrovata di fronte alla dura reazione del tronista e così ha deciso di lasciare il programma. Ed ecco che Luca è tornato a uscire più assiduamente con Soraya e Lilli. La prima, però, non riesce ancora a dimenticare quanto accaduto precedentemente, al contrario della sua collega. Pertanto, ha deciso di non baciarlo in una delle loro recenti esterne. Questa sua scelta non è piaciuta per nulla a Luca, che ha interpretato il tutto come un suo mancato interesse. Purtroppo, il tronista non riesce proprio a capire cosa sta davvero provando Soraya. Nella puntata di oggi di UED, Maria manda in onda la loro esterna. È evidente a tutti che la ragazza sta cercando di riportare la serenità nel loro rapporto, tranne a Luca. L'esterna è iniziata con un messaggio audio di Soraya, che Luca ha ascoltato con gli auricolari. Dopodiché, è arrivata sorridente la corteggiatrice, che ha subito abbracciato Salatino, il quale è apparso abbastanza freddo e distaccato. Tra abbracci e il pianto liberatorio di Soraya, l'unica cosa che Luca ha intuito è che da parte di lei potrebbe non esserci lo stesso sentimento di prima. Ecco che in studio la corteggiatrice ribadisce la sua posizione, confermando ancora una volta di essere rimasta troppo delusa da quanto accaduto nelle scorse settimane. Nonostante ciò, precisa che i suoi sentimenti non sono cambiati, ma lui continua a porle sempre la stessa domanda, ovvero cosa sente. Maria De Filippi decide così di intervenire. Fai sempre la stessa domanda. Senti qualcosa di diverso? Però, non ascolti la risposta. Lei ha detto che si sta curando le ferite, non che non sente le stesse cose.